Campobello di Mazara cerca di ricominciare, ci si affaccia adesso alle nuove amministrative, un nuovo sindaco, una nuova amministrazione, accanto a me il segretario del PD provinciale. Questa sera infatti la riunione è un forum cittadino organizzato dal PD di Campobello. Cosa ci si aspetta da questa riunione, soprattutto da queste nuove elezioni che ci saranno? Ma intanto questo è un primo punto di partenza. Col forum il circolo di Campobello vuole ascoltare la città e vuole iniziare a progettare un futuro per questa Campobello. È chiaro che dobbiamo partire con un ascolto intenso, forte in questi mesi estivi, non andremo in vacanza, bisogna lavorare per poi determinare quello che sarà il candidato di una squadra, di una coalizione che faremo più ampia possibile. Dopo questi anni di commissariamento come ne esce Campobello? Ma diciamo pareggio, ecco, mettiamola così, vogliamo essere buoni. Dobbiamo ricominciare con una nuova classe dirigente, con le nostre forze, con le forze dei campobellesi e con un Partito Democratico protagonista. L'intento di questa sera è quello appunto di creare un'ampia maggioranza, un ampio gruppo di tutte le forze di sinistra, non soltanto del PD. Sì, è chiaro che il nostro primo colloquio sarà con le forze che formano l'arco del centro-sinistra, ma anche con quelle liste civiche e con quei cittadini soprattutto che credono nel nostro progetto che dobbiamo costruire insieme. Non abbiamo la pretesa di avere soluzioni, ma ci vogliamo confrontare con i cittadini e con gli altri partiti. Arriva dal PD, dalla segretaria del PD di Campobello di Mazara, il richiamo per riunirsi, per cercare di parlare con la cittadinanza e mettersi d'accordo per le prossime amministrative di Campobello, per ricominciare, quindi un nuovo inizio per Campobello questo. Sì, abbiamo voluto cominciare con un forum cittadino, aprendoci alle sia forze politiche di centrosinistra, ma anche alle forze che potessero avere, diciamo, orientamento ideologico diverso. L'obiettivo è quello di aprire un dibattito serio, costruttivo, per una piattaforma di confronto e soprattutto per presentare il nostro progetto politico per chi volesse poi allargare il raggio d'azione nella coalizione futura con il PD. Dopo questi anni di commissariamento come ne esce Campobello? 2 anni e mezzo difficili per la cittadinanza, ci stiamo risollevando con la prospettiva di queste prossime elezioni amministrative. La cittadinanza sa che è un'occasione molto importante per poter appunto risollevarsi da questi 2 anni e mezzo di amministrazione straordinaria e pertanto l'occasione è molto delicata per un rilancio dell'economia e del lavoro a Campobello di Mazara. L'intento questa sera sicuramente è quello di trovare comunque un punto di unione tra tutte le forze di sinistra, poco fa mi diceva anche, perché no, anche di destra. Diciamo che come apertura alla area di centrodestra sono i punti programmatici più che le forze di area che sapranno scrivere, diciamo, il futuro di Campobello. Quindi noi in questa fase ci troveremo appunto a convergere verso un progetto politico che allarghi anche alle forze di centrodestra se possibile e quindi da questa base programmatica arrivare alle elezioni con una squadra di governo che possa amministrare con serietà e con lungimiranza il nostro territorio.